Siamo riuniti per chiedere il rispetto delle leggi in vigore di questo paese, non per chiedere propaganda, per chiedere il rispetto. Chi dia le multe solo. Il punto è che obblighi. Per far capire che questi probabilmente il risultato sia De Magistris che Pisapia, convincendo non so quale parte di italiani che già sono convinta. Nel fine settimana mi sono tolto la curiosità di sbobinare le domande fatte venerdì sera nelle 5 interviste dei 5 TG. Questo è il testo. Lei scende di nuovo in campo per questo secondo turno elettorale? L'affermazione di Giuliano Pisapia al primo turno a Milano ha dato slancio alla sinistra estrema. Lei cosa ne pensa? Altro caso è Napoli. Lì si confronteranno Lettieri e De Magistris. Lei è sceso in questa legislatura proprio col problema dei rifiuti, risolvendo questo problema. E adesso la monnezza è tornata. Scusate, avevo detto che non commentavamo. Siamo giornalisti, parliamo qui davanti al servizio pubblico. Si tratta semplicemente di ricordarci di fare domande. Altrimenti anche la protesta contro i videomessaggi risulta poco credibile, perché qualcuno ci dirà, e qualcuno ha cominciato a dirci, ma in fin dei conti che differenza c'è tra un videomessaggio vero e un videomessaggio simulato, in cui le domande, anche questo abbiamo visto pochi mesi fa, vengono addirittura interpolate, inserite a videomessaggio, a videodichiarazione già resa. Ecco, Giulietti, dal PDL ci si difende dicendo che Berlusconi era stato zitto per 3 giorni e quei 4 minuti di intervista erano legittimi. Guardi, i dati degli ultimi 10 mesi indicano che c'è una rottura strutturale delle regole. Berlusconi negli ultimi 10 mesi ha parlato 3 minuti lui, 1 minuto tutti gli altri messi assieme. C'è una cancellazione del principio delle pari opportunità che ha richiamato l'attenzione di tutte le autorità europee. Quello che accade in Rai oggi e a Mediaset accade forse in Bielorussia, in alcuni paesi dove non c'è più un libero esercizio del voto come lo intendiamo noi.